Thank you Bentornati carissimi all'appuntamento settimanale con la parola di Dio nella trentesima domenica del tempo ordinario. Nella parola di Dio che ascolteremo, soprattutto nella prima lettura tratta dal Libro del Siracide al capitolo 35 o dal brano evangelico secondo Luca, al capitolo 18, ecco, più che puntare l'accento sulla preghiera umile eh, incarnata dalla figura del pubblicano eh, nella, eh, nella parabola che Gesù racconta, eh, io credo che l'accento teologico venga posto eh, più che altro sulla misericordia di Dio. La misericordia di Dio che è l'essenza stessa di Dio. Dio è misericordioso. Per cui è grazie alla misericordia che Dio si è mosso nel liberare il popolo di Israele, nel guidarlo fino alla terra promessa, nell'eleggere e nell'ungere e consacrare Davide come, come re. Ed è, è appunto grazie alla misericordia di Dio che Dio stesso ha fatto incarnare il suo figlio che è venuto a cercare chi era perduto, dice l'Evangelista Luca al capitolo 19. Gesù stesso è venuto a cercare chi era perduto, cioè chi aveva bisogno della misericordia di Dio. La misericordia di Dio ecco, si esprime eh, attraverso un atteggiamento di ascolto. Eh, anche eh, da chi è più emarginato da chi non ha diciamo un valore eh, nella, nella società eh, quello che si dice nel Salmo responsoriale non nel Salmo eh, 33 eh, Dio si pone in ascolto di queste persone Dio si pone in ascolto dell'orfano e della vedova eh, di cui si parla nella prima lettura no, dal libro del Siracide eh, ma Dio si pone in ascolto non solo di chi eh, ha bisogno di aiuto, come in questo caso l'orfano e la vedova, ma anche di coloro che si pongono in un atteggiamento di aiuto a queste persone. Ancora la misericordia di Dio si esprime ovviamente nella vita, nella vita di Gesù e si esprime attraverso quella parabola che Gesù eh, racconta eh, nel Vangelo che ascolteremo del fariseo e del pubblicano. Il fariseo incarna il modello dell'autosufficienza e del merito. La sua preghiera di ringraziamento, ecco se proprio possiamo chiamarla ecco, preghiera, eh, è una preghiera in cui il fariseo vuole essere ripagato da Dio per i suoi, per i suoi meriti. Per cui possiamo dire... Che la religiosità del fariseo è una religiosità di autoglorificazione. A differenza, il pubblicano, che era un esattore delle tasse, eh, riconosce i suoi peccati e soprattutto si rende conto che il contatto con Dio attraverso la preghiera lo pone, lo costringe, eh, quasi costringe ad una conversione radicale. Certo, il suo curriculum diciamo, è impresentabile, lui è ladro, è storsore, è avaro, è truffatore, ma ciò che ripaga tutto questo è appunto l'atteggiamento di, tra virgolette, remissione di fronte alla grande misericordia di Dio. Il fariseo sicuramente non passa l'esame a differenza del pubblicano. E perché? Perché il fariseo preferisce la sicurezza della legge eh, piuttosto, piuttosto che all'avventura dell'amore. Il fariseo eh, preferisce la contabilità del merito eh, al rischio della fragilità umana, no? per, cui, eh, eh, per cui bisogna essere inclusi e non esclusi. Eh, dobbiamo fare attenzione, carissimi, anche nelle nostre comunità, sia civili ma anche comunità cristiane, anche nella nostra Chiesa, che l'essere fragili, l'essere peccatori non deve essere un motivo per cui escludere qualcuno, ma deve essere appunto un atteggiamento eh, per cui includere quella persona. Il peccatore ha bisogno di sentirsi dentro la Chiesa, di sentirsi amato dalla Chiesa. Colui che sbaglia ha bisogno di sentire la misericordia di Dio sulle sue spalle e, e soltanto così riuscirà ad avvertire anche quell'esigenza eh, diciamo, quell di, di conversione, che può essere anche una conversione radicale. Oggi eh, siamo un po' farisei, carissimi, quando eh, diciamo così ci appelliamo un po' alla nostra coscienza pulita. Eh, oppure alla nostra osservanza scrupolosa, meticolosa e precisissima delle pratiche religiose e poi magari disprezziamo gli emarginati, disprezziamo eh, i barboni o disprezziamo eh, eh, gli immigrati. Non possiamo ehm, essere così rigidi nelle nostre, diciamo così, ritualità culturali. E poi magari no, eh, disprezzare queste persone che, che cercano aiuto. In tal caso resteremo fuori dalla misericordia di Dio e quindi è necessario eh, che andiamo a confessare i nostri peccati. Eh, ma entriamo nel merito delle letture che ascolteremo: ascolteremo un, il brano eh, del, del libro del Siracide nella prima lettura, al capitolo 35, i versetti 15-17 e poi i versetti 20-22. Il grido eh, del povero attraversa le nubi. E noi sappiamo che nell'Antico Testamento, comunque nella Sacra Scrittura, le nubi o il di sopra delle nubi non è altro che un luogo teologico, è la dimora di Dio, insomma. Allora si dice nel versetto 15b, perché il Signore è giudice, integro, e per Lui non c'è preferenza di persone. È l'assoluta imparzialità di Dio eh, che, che giudica senza guardare in faccia le persone, eh, senza vedere eh, ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma eh, l'atteggiamento la, di Dio è quello di preoccuparsi eh, solo di dare a ciascuno, secondo le sue opere, di dare a tutti la possibilità appunto di cambiare. E poi si dice, non è, eh, non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera eh, dell'oppresso. Questa è la differenza tra Dio e l'uomo. L'uomo è sordo al grido del povero, anzi magari l'uomo lo sfrutta e lo priva anche dei suoi diritti. Dio invece accoglie questa situazione di povertà, ascolta quella situazione di emarginazione. E poi al versetto 17 si dice non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Categorie privilegiate di Dio sono quelle dell'orfano e della vedova. Il Salmo 68 è eloquente in questo. È padre degli orfani e delle vedove perché erano due categorie di persone ecco, forse più escluse dalla società eh, di allora. E si dice che la pietà di Dio Abbraccia le persone più umili, le persone più piccole, più povere, più misere. E poi si salta, si va al versetto, al versetto 20 in cui si dice eh, chi la soccorre, la vedova, eh, è accolto con benevolenza la sua preghiera arriva sino alle nubi. Così come Dio ascolta la preghiera del povero, così arriva a Dio la preghiera di chi soccorre il povero. Ho detto che eh, destinatari della misericordia di Dio non sono soltanto i poveri, eh, ma anche coloro che si prendono cura dei poveri. Bellissima questa lettura del Libro della Sapienza e eh, ci dà la possibilità di riflettere non solo sulla misericordia di Dio verso queste persone, ecco, più eh, più sfortunate eh, della, della società, ma ci dà anche la possibilità di riflettere su quanto noi siamo, possiamo essere poveri e quindi bisognosi anche noi della, della grande misericordia di Dio. Ma andiamo al Vangelo, il Vangelo secondo Luca al capitolo 18, ai versetti 9 sino al versetto 14. È un brano evangelico che noi magari conosciamo ecco, fin, fin troppo bene. Si dice che disse ancora questa parabola per alcuni, vedete, non per, per tutti, eh, che avevano l'intima presunzione di essere giusti, solo perché magari studiavano la parola di Dio e disprezzavano gli altri. Vedete anche qui c'è questa, ehm, questa dicotomia, essere giusti e disprezzare gli altri. E, um, I due personaggi che qui vengono descritti sono emblema del bene e del male, no? il piccolo e il debole, ehm, e che sono presenti anche nella nostra società. Versetto 10. Due uomini, ecco qui due uomini, salirono al Tempio a pregare. Vedete il termine salirono perché Dio è in alto e quindi bisogna raggiungerlo salendo. Uno era fariseo. I farisei, diciamo così, erano coloro che, i sapienti, coloro che studiavano, coloro che, fariseo significa separato, no? colui che si separa dagli altri perché è colui che è osservante della legge, colui che è studioso della legge. E, e poi l'altro pubblicano. I pubblicani erano, diciamo, collaboratori dell'impero romano. A loro, a, a loro avevano il compito di eh, riscuotere le tasse, quindi collaboravano con l'impero, ma nella riscossione delle tasse erano anche ingiusti eh, o anche, tra virgolette, un po' anche ladri. Versetto 11. Il fariseo, stando in piedi, l'atteggiamento dell'uomo che prega l'atteggiamento diciamo eh, giusto eh, che bisogna avere dinanzi alla presenza di Dio. Era in piedi, pregava così tra sé. È una preghiera giusta. Dice, oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. È una dichiarazione di purità dinanzi a Dio prima di entrare e con il santuario. Ladri, settimo comandamento ingiusti, ottavo comandamento, adulteri, sesto comandamento e neppure come eh, questo pubblicano che era diciamo condannato per impurità e qui che quella preghiera del fariseo eh, non, non è più una preghiera, non è più un atteggiamento ecco, di colloquio con, con Dio. Digiuno due volte alla settimana fa di più rispetto a quello che la legge indicava e pago eh, le decime di tutto quello che possiedo. Anche qui lui paga di più le decime rispetto a quello che la legge imponeva, perché la legge imponeva eh, la decima soltanto sul, sul, sul frumento, sul grano. Lui pagava la decima su tutti i suoi avere. Versetto 13. Il pubblicano che era appunto un peccatore, era un colluso con, con l'impero eh, romano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva, vedete, pentito eh, pentito per aver estorto denaro, si batteva il petto dicendo Dio, abbi pietà di me. Si pente e si rimette soltanto nelle mani di Dio. Abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, il fariseo che era buono, sbaglia perché non pone a fondamento della sua fede l'amore per il fratello, ma l'amore per se stesso, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Il riferimento qui, eh, quando si parla di umiliazione, il riferimento è alla chenosi, cioè a quell'atteggiamento di abbassamento di Dio eh, fino a, a far incarnare il suo verbo eh, per amore degli uomini. E possiamo anche dire che l'atteggiamento della chenosi, cioè questo atteggiamento di abbassamento di Dio fino alla diciamo così, alla situazione dell'uomo, non è altro che un atteggiamento di misericordia di Dio nei confronti dell'uomo. E in che cosa ha sbagliato il fariseo? Il fariseo ha sbagliato nel non amare gli altri. La sua preghiera era perfetta, solo mancava una cosa, l'amore per i fratelli, mancava l'atteggiamento di misericordia che Dio ha per tutti gli uomini. Allora, carissimi, eh, concludendo questa riflessione eh, sulla, sulla parola di Dio, ecco, possiamo benissimo eh, dire che così come noi siamo destinatari della misericordia di Dio e così come Dio attraverso la sua misericordia guarda la parte buona di noi e sicuramente non ci esclude dalla sua benevolenza per i nostri peccati, così anche noi, carissimi, dobbiamo, dobbiamo agire nei confronti dell'uomo. Buona domenica a tutti.